Non ci credo. Guardate cosa ho appena scoperto dopo anni che conoscevo questo gioco. Schiacciando il quadrato. Ok, procediamo, ma togliamoci il vestito, per favore. C'è qualcosa qua sopra? Scopriamolo subito. Allora, sul lampadario ci sono sicuramente delle monete. Su tutti i lampadari ci sono delle monete. Ok, andiamo a prenderle. Quindi, uno. Caduto. Due. Mi fa morire l'animazione di lui che cade di sotto. A questo punto mi viene il dubbio, ma ste armature... Ah, giusto, aspetta. Abbiamo il potenziamento nuovo. Scappo! Fugo! Ah, ok. Come? Non capisco com'è intrappolato. È intrappolato in questo muro di forza? Ok, non lo posso uccidere. Va bene. Io mi prendo la stellina. I cavalieri, questi qua che si muovono, si possono spostare. E ognuno c'ha il colore sulla testa, giustamente. Allora, aspetta. Mi manca questo lampadario. Ed ecco le ultime monete di questa stanza, perlomeno. Abbiamo già il videoclip, siamo a 3 sticker su 6, abbiamo tutti e due i pezzi di quadrifoglio e siamo a 169 monete. Ok, le monete ce ne mancano ancora. È incredibile che abbiamo già il videoclip e siamo a metà con gli sticker, però. Cioè, una volta intrappolato qui non fa più nulla, ok? Va bene. Vabbè, io mi trasformo allora. Ok, muoviti! Sono un fantasma! Vai di qua! Ti comando! Ora tocca a te! No! No! Non mi seguire, fantasma! Ti prego, lasciami vivere! Cioè, quindi, li dobbiamo spostare fino al loro posto e poi spaventarli. È anche abbastanza crudele come cosa. Allora, io intanto uso il mio mandala per andare a prendermi tutte le monete mancanti, ad esempio queste. C'è qualcosa sul soffitto? Sì, le solite monete sopra il lampadario. Ma dai, ma... Ok, stavo dicendo, perché non posso prenderle? È solo molto difficile riuscire a prenderle, ok. Allora, il primo mobile è questo qui. Ce n'era un altro? No, solo uno, perfetto. Andiamo a prenderlo. Ecco fatto. Trasformiamoci di nuovo in fantasma e andiamo dall'altro lato. Ah, c'è un altro cavaliere, questa volta giallo. Ok, forse ce n'è anche uno verde. Sì, ce n'è uno verde. Allora, tu... Da questo lato, tu da quello. Stattene buono lì, tu. Tu, vieni con me. Da questo lato, bravo, stattene buono. Tu, amico verde, vieni di qua. Vai, vai, ehi, dove vai? Qui, t'ho detto. E infine, rimani solo tu. Oh, scoppo. E te ne stai fermo. Vediamo qual è l'ultimo desiderio, tra l'altro. Intanto prima ci pigliamo tutte munite. Ecco fatto. Togliamoci sto costume perché è orribile tutta la visuale così. Vediamo. Giustamente. Non lo so. Ti serve una lente di ingrandimento. That's right. The thief must
have left a trail of some kind. I wish I had a magic magnifying glass to look for Giusto? Clues. Te l'ho detto, no? We should call this a magic flying glass. Get it? No, we shouldn't. Ma dai! I don't think so either. Mention that again and I'll turn you into a candelabra. Ma then dai! Bite all your hands. When I use this magnifying glass, I should be able to see stuff that isn't visible to the naked eye. Oh boy, I'm gonna check everywhere. Esatto, porca troia, mi farà andare in giro per tutte le stanze. Sì, ma è orribile, vedi bianco da tutte le parti. Però almeno vedo fuori. Cosa sono ste? Ma scusami, a parte che è troppo illuminato, vedo veramente poco. Vedo veramente poco, non capisco. Ok, qua ci sono le cose da seguire. Ma mi chiedo se questa lente di ingrandimento faccia anche altro, nel senso mi faccia vedere altre cose che in teoria non ci sono, no? Non credo, cioè nel senso non penso ci siano delle monete nascoste che possiamo vedere solo con questa. Ahia, che dolore. Però per adesso seguiamo sta traccia di profumo. Ecco fatto. Guarda, è troppo illuminato. Cioè veramente mi fa male alla retina. Questa cosa mi fa pensare alla stanza, esatto, quella in cui siamo saliti. Alla stanza quella di sopra, dove c'era quel il baratro, insomma. Eccoci qua. Allora, fermi tutti. Mettiamoci in un punto sicuro. Usiamo il mandala. Eccoci di nuovo qua. Riusiamo la lente. Le tracce di profumo? Ok, da questa stanza, dove sicuramente... Dai, fammi entrare. Mi chiedo se queste... Le piattaforme c'erano anche già prima. Certo, probabilmente sarebbe stato difficile riuscire a prenderle. Aspetta, c'era anche un oggetto qua sopra? Sì, mi sembra che c'era un oggetto qua sopra. Sarebbe state molto più difficili da prendere probabilmente senza la lente di ingrandimento. Grazie, Oberon. C'è qualcos'altro qui? Ok, no, non sembra ci sia altro. Probabilmente sarebbe stato fattibile, ma molto più difficile. E sono saliti di sopra, ok. Prima di tutto, guardiamo questa stanza. Si sa mai che ci sia qualcosa di nascosto. Ma il fuoco mi farà danno? Guarda, stupido io che me lo sono chiesto, però sai com'è, in realtà poteva benissimo essere anche una roba scenografica e basta. Ma questa è la stanza... No, non è la stanza di prima. Credo. O sì. Boh. Sopra che cosa abbiamo? Un pacco regalo. Quindi aspetta che mi metto in posizione. Ah, ma dai, è invisibile. Ah. E giustamente tu devi usare questo potenziamento per vedere dove sono anche le piattaforme. Ok, l'ho presa. E abbiamo trovato Titania. Ci manca solo un altro sticker. Ok, quindi con calma dobbiamo proseguire verso di là. Però prima vorrei andare a prendere quelle monete io. Ah, dai, Timmy. Per una volta che speravo ti aggrappassi. Usiamo il mandala. So che in realtà non si chiama mandala e effettivamente lo chiamo così solo perché ho guardato Akame ga Kill da poco e mi ricordo il mandala. Però vabbè, dai, cioè sti cacchi. Ecco fatto, tutte le monete prese. Ora dobbiamo aspettare che quello si riavvicina. Ecco fatto. Eccoci qua, madonna mia. Ma dite che posso passare? Eh sì, posso passare. Lui è andato di là. Scusami. Qua sopra che cosa c'è? Qua sopra non c'è niente. Ah, ok. Va bene.
e siamo nella loro stanza, immagino. Intanto saliamo sul loro bel lettone e ci prendiamo l'ultimo sticker, secondo me. No, 5 monete. Mi hai fregato. Allora, con calma. La porta è chiusa, giusto? E il profumo prosegue nel dipinto del gattone. Sì, prosegue di là. L'ho già capita. Dobbiamo girare la stanza e far salire la scatola sopra quel rialzo, sicuramente. Quindi vediamo. Ci sono delle monete, ovviamente. Però se mi fa spostare la scatola, vuol dire che mi serve spostarla. Probabilmente mi serve spostarla per salire sul letto, ma in teoria a me non serve. Cioè, basta che faccio così. Visto? In realtà non serviva neanche, quindi. E quindi cosa mi è servito spostarla la scatola? Cioè, salire di qua e spostare la scatola? In teoria niente. In teoria. Vabbè, sti cacchi. Andiamoci a prendere queste altre monete. Ecco fatto. Grazie. Allora, dunque. E invece spostarla mi serve perché? In teoria no. In teoria non mi serve spostarla, basta che... No, timidi troppo. Ecco qua, basta che io la posiziono qui. Giro la stanza e poi la sposto sempre di qua. Puff. Visto? Non mi serviva. No, Timmy, porca miseria. La spostiamo più avanti. La mettiamo qui. Puff. Ecco fatto. Ora dovremmo esserci. E non mi serviva spostarlo oltre. Quindi proseguiamo. Ma mi chiedo se io possa passare comunque. Cioè, nel senso, anche senza vedere con la lente. Può essere. È quello che ci spetta scoprire. C'è qualcosa sul soffitto? Ovviamente no. Perfetto. Pipistrelli. Qui non si prosegue. Ma che tra l'altro ho cercato di bucare le varie stanze. Però solo quella del quadro alla fine ci è passato. Fammi vedere. Sì, perché con sta cosa che puoi girare veramente sotto e sopra non ti puoi fidare di niente. Ad esempio. Te lo dico io a cosa serve. Ma dai, i capelli di Cosmo si spostano se tu lo giri mentre lui c'è. Ma che figata. Comunque, la scatola in teoria ce la dobbiamo portare nell'altra stanza. Di qua non ci serviva. Andiamo di qua. Ecco fatto. Siamo arrivati nella loro stanza dei vini, che sembrano bottiglioni dell'acqua verdi. Però vabbè, sono fate, che possiamo saperne noi. Ecco fatto. Ora dobbiamo spostare probabilmente la scatola un po' più in qua, in modo tale che non rientra. Ecco fatto. Eccoci qua. La spingiamo in avanti, la buttiamo di sotto direttamente senza usare il mandala. Possiamo? Ah, possiamo farlo, perfetto. È un passaggio in meno che non dobbiamo fare, almeno. Anche se alla fine ci serve, perché tanto dobbiamo girare la stanza per prendere le monete. Ecco fatto. Monete prese, rigiriamola. Eccoci qua. E ora, finalmente, un po' più avanti, per favore. E ora, come stavo dicendo, possiamo passare. Ci sia. Come mai la telecamera... ci fa vedere. Ma siamo già alla boss fight? Cioè, può essere? Vabbè, scopriamolo. Pensavo si fosse bloccato. Mi sa di sì.
Maybe Oberon and Titania had to sell their treasure. It's hard to afford treasure when you're not royal. Ah beh, giustamente. Oh, how sad. Not being filthy rich anymore, please. Intruder. Oh, wow. Beware. Un mostroide. I'm sorry. Rich people are great. And this treasure room is really impressive. Please don't haunt me. There's more to this ghost than meets the eye. Guess we should fight it and find out what. Già, dobbiamo combatterlo. Vieni. Oh, calmo. I fulmini. Come faccio? Ok. Are you okay? You're not. Come faccio a farlo spostare? Ah, devo farmi inseguire. Ecco fatto. Beccati la scatola. Dai, ma l'ho colpito. È proprio sopra la scatola. Ma scusami. Proviamo, aspetta. Oh, ah, forse quando diventa invisibile devo usarla. Ah, e vieni qua allora. No, 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 qui, qui, qui. Proviamo. Quando è invisibile. Quando è invisibile dobbiamo fargliela. Vieni qua. Perfetto. E non è molto intuitiva, come combatti. Dai, adesso c'eri sopra, non dire cazzate. Adesso c'eri proprio sopra la scatola. Ma dai, cambiamola. Presi, perfetto. Chissà chi è che parla, Beccati questa. Mi sa che non l'abbiamo presi. No, ovviamente. Ecco fatto, spostiamola un po' più in qua. Proviamo. Non l'abbiamo presi. Nonostante ci sia sopra. Nonostante ci sia sopra. Santo cielo. C'è da dire che questa boss fight non è molto intuitiva, Perfetto, ora ci dovrebbe essere sopra. No, ovviamente no. Quando vuole lui però ci stava sopra. Dai, vieni più avanti. Beccati questo. Oh, e finalmente l'abbiamo preso. Now to reveal the culprit. E sentiamo solo dalla sinistra, ovviamente. I don't. What's happening? Where am I? Queen Oberon! Just as I thought. Oberon and Titania, ex-rulers of Fairy World, stole their own royal jewel! Well, ovviamente. By disguising themselves as a ghost, using magic ghost cloth woven by a magic loom, they tried to keep us off their trail! Well, I double never! So, where's the jewel? You mildewed scraps of rodent fur! We will never tell you who has the jewel. Aha! So you gave it to someone else! Uh-huh. Foolish old goat's gizzard! Don't say a thing! It doesn't matter. They'll never stop the process. Soon the human world shall be ours to rule! Ah beh, scusami! You intend to rule the world? One is royalty. Royalty should rule. If one cannot certo, rule come no. Fairy world, one will make a new magic realm in which to be obeyed. We better get these two back to join. Beh, la trama in realtà guarda che ha un senso, Cioè, è molto alla Scooby-Doo, ovviamente. Se non fosse stato per voi, stupidi ficcanaso. Now why didn't I think of that? Ah, beh. Oh dear. They got away! Yeah, but look what I found in all this magical stuff! It's cos'è? A magic muffin pan! Ah, work, che figata! That'll come in handy! Vabbè. Però scusami, dove cacchio erano tutte le altre monete?